Come tradizione, la pazza carovana del Tour de France non ha mancato di stupire neanche questa volta, in occasione della tappa regina dell'estate, una notturna in versione carnevalesca con costumi e luci di ogni tipo che adornavano i personaggi in bicicletta lungo le vie cittadine del centro storico di Riva del Garda. Avete nulla da dichiarare? No, meglio di no, troppo imbarazzo. È ancora presto per fare dichiarazioni. Si è visto addirittura un tandem con a bordo due orsi, uno spasso anche per i numerosi turisti che rimanevano stupiti come sempre al loro passaggio. In esclusiva l'intervista all'orso. E non è che parla tanto l'orso, dice e il magna. Allora, adesso questo orso del territorio deve scomparire, perché questo orso rivano non è più opportuno che giri in queste valli. Lei deve andarsene. E qua chi ti resta? Lei deve andarsene, ha capito? Faccio la pace con il cacciatore. Ritrovo in Piazza Catena alle 21.30 e dopo le interviste a freddo, l'allegra carovana ha effettuato la passerella in centro. Poi alle ore 22 la quarantina di concorrenti è partita alla volta di Pregasina, costellando di luci la strada che si inerpica tra le rocce. Suggestiva la visione dal basso perché alzava gli occhi in quella direzione. A differenza di alcune prove delle tappe precedenti, questa contava sul fatto di arrivare alla chiesetta di Pregasina, dove era posto il traguardo, in un raggio di tempo tra l'ora e l'ora e un quarto, e una pesca a sorte decretava la posizione di arrivo. Con questo sistema, poi, tutti potevano arrivare senza dannarsi, affidando l'ordine di arrivo alla dea bendata, spesso con capovolgimenti di classifica generale, ma dando l'opportunità anche ai meno dotati sui pedali di poter vincere. Ed infatti a trionfare con una buona dose di fondoschiena è stata una femminuccia. Il suo nome è la Levera, ovvero Sandra Lever. Ma una delle cose più belle di questa esilarante prova è senz'altro la calorosa accoglienza che da sempre viene riservata a quelli del Tour da parte del Comitato Feste di Pregasina, un gemellaggio ormai assodato da anni che accomuna la manifestazione ciclo-gogliardica con la gente del paese, i quali aspettano l'arrivo dei ciclisti ormai a notte inoltrata, fornendo loro cibo caldo e bevande in cambio solo di sane risate e compagnia. Dopo questa frazione la classifica generale vede al comando quel sornione di Mago G Marchi Mirko, già vincitore due volte nelle passate edizioni, scalzando al secondo posto Taeng Mo Valduga ed Enriquez Fornasari al terzo posto. Ora la meritata pausa d'agosto, prima di affrontare la Cima Coppi di Maga Grassi di metà settembre, e lì sarà solo sudore e polenta. Una bella serata, speriamo di divertirci. Il tempo sembra clemente e ci dirigeremo dalla prima galleria della Ponale fino ad arrivare alla chiesetta di Pregasina, dove ci aspetta il comitato di Pregasina. Sono sempre molto ospitali e ci preparano un pasta party. Lì ci sarà una giuria composta da ragazzi che premierà la miglior scenografia, che si può vedere anche qui. E dopodiché si pescherà una pallina. Se la persona che arriverà gli viene fermato il tempo, andrà più vicino al tempo segnato sulla pallina e prenderà un sacco di punti che, uniti al premio scenografia, potrebbero ribaltare la classifica del Tour de France, che adesso è comandata da gente molto forte, diciamo. Vediamo, speriamo che ci siano un po' i meno dotati che abbiano un po' di fortuna, perché ultimamente la fortuna gira sempre solo per i più forti e uno di questi è questo. Allora, l'orso non è una novità che si veda, infatti se ne vedono molti, però lui è uno di portabandiera e ci tiene a dire che basta queste discriminazioni anche in bicicletta, quindi ho dovuto iscriverlo per forza, altrimenti dopo viene fuori che si arrabbia e fa le solite cose nei giardini, quindi meglio in bicicletta, un sano sport anche per l'orso, giusto? Giusto. Ecco. Giusto. Tu, va bene tutto quello che dice il non capo. Non attaccherai più le galline. No, solo i polli. No, neanche i polli. Neanche i polli? No, neanche i polli.